strumenti che la natura mette a disposizione aiutano i brasiliani del nord-est nelle più varie forme d'arte. E l'arte della Ceará è espressione popolare, il punto d'incontro tra tecniche europee e tradizione indigena. L'abilità di lavorare il barro, l'argilla, mettendo in evidenza gli aspetti fondamentali della cultura indios. Proprio per questa ragione l'UNESCO ha deciso di tutelare queste geniali forme d'arte, dichiarandole patrimonio immateriale dell'umanità. Noi ci siamo spostati da Fortellezza verso sud, in un piccolo villaggio chiamato Cascavel, famoso proprio per la lavorazione della terracotta. Ci spiegano che quasi tutte le famiglie qui lavorano con la terracotta ed ogni casa ha un locale dedicato a questa attività. Visitiamo uno dei tanti laboratori presenti. Il lavoro è completamente manuale. I forni per la cottura sono collocati nei cortili privati e spesso usati anche per cucinare. Alcuni empori della zona vendono e distribuiscono anche all'estero gli oggetti di terracotta e cipò, una liana vegetale, realizzati da mani molto abili. È arrivato il momento di lasciare il Ceará per andare a scoprire un altro stato del nord-est, il Maranhão. Già ne sei perché.